Pierluigi Porcu, una vittoria a Selarju, sofferta perché non siete riusciti a chiuderla quando avete avuto le occasioni. Onore anche a Selarju che ha lottato con l'uomo in meno per tutta la ripresa. C'è stato un frangente che sembrava che potesse essere facile per voi con l'uomo in più, l'1-0. Poi cos'è successo? Vi è mancato il colpo del 2-0 all'inizio ripresa? Sì, intanto sapevamo che Selarju era una squadra quadrata, organizzata, quindi che non sarebbe stata assolutamente facile. Quindi conoscevamo le difficoltà di questa partita. Siamo stati bravi ad avere pazienza, soprattutto nella prima fase, fin quando non abbiamo sbloccato il risultato, perché non abbiamo giocato la palla senza esporci troppo magari alle loro qualità maggiori come le ripartenze e il contropiede. Sì, una volta sbloccata abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla, quindi lì c'è sicuramente da migliorare, perché abbiamo avuto 3-4 forse palle gol clamorose, tant'è che la partita è rimasta in bilico, anche se non ricordo un solo tiro pericoloso loro, però rimasta... Però forse nel finale, quando Cardi è stato liberato in aria, ha calciato in diagonale la parata. Bravo, infatti quando le partite rimangono così in equilibrio basta una minima cosa per stravolgere appunto il risultato, quindi poi l'abbiamo chiusa a tempo scaduto. Se c'è da migliorare, quello sicuramente è un aspetto su cui lavorare. Senti Pierluigi, chi vi ha visto domenica, al di là dell'avversario che avete incontrato rispetto a quello di oggi, al di là del punteggio, ha avuto ottimi riscontri da parte vostra. Chi vi ha visto oggi un po' meno, però tu sai dall'alto della tua esperienza quanto valgono queste vittorie. Sì, ti ripeto, è una vittoria importantissima, perché qua faranno fatica tutti, dal primo all'ultimo. Ripeto, soprattutto per il livello di organizzazione che hanno. Quindi vittoria importante, punticini che... Quelle vittorie che forse l'anno scorso non riuscivate a fare. Sì, è ancora presto per certo. Fare... discorsi. Però l'anno scorso inseguivate, adesso siete lì, due partite. Sì, due. Le prime due le abbiamo vinte anche l'anno scorso. Tocco quello che c'è da toccare, però no, dai, la strada è quella giusta. Senti Pierluigi, ovviamente per te tornare a Selarju non è mai una partita come le altre, ma soprattutto forse non hai mai visto il campo così, il Virgilio Porcu. Ma un po' sto rosicando, te lo dico, perché finalmente sono stati fatti dei lavori che andavano fatti quando sei in Serie B. Sì, perché è stato un campo totalmente abbandonato, adesso è un signor campo, speriamo che duri. Senti, noto nel mister e in voi giocatori una certa scaramanzia, che è giusta, perché non si può dire siamo qui per vincere, però ovviamente quando costruisci una squadra forte con giocatori da fuori, ovviamente non ti presenti per salvarti. E come la state vivendo? No, non mi nascondo, la squadra è buona, ha delle qualità, quindi l'abbiamo dimostrato domenica, oggi. È anche vero che obiettivamente ci sono delle incognite ancora, è ancora troppo presto. Non abbiamo fatto la Coppa Italia, tra l'altro. Non abbiamo fatto la Coppa Italia, è una squadra totalmente nuova per 20-22esimi forse o giù di lì, quindi abbiamo sicuramente delle qualità. Tra qualche giornata sicuramente si avrà un quadro un po' più chiaro, perché a differenza dell'anno scorso vedo qualche squadra in più che potrebbe dire la sua. Ovviamente tutti guardiamo al Guspini, conosci i giocatori del Guspini, conosci il suo tecnico, è la favorita del girone secondo te? Il Guspini forse ha quel qualcosina in più a livello di esperienza, con giocatori che non sto qui a... sono stati tutti i miei ex compagni, dalle grandi qualità tecniche, umane, di esperienza, quindi sono tutti ragazzi che stimo e che so che se sono lì non faranno il ruolo di comparsa. Poi anche è vero che insieme a loro c'è il Cuscagliari, c'è il Castiadas, l'Orolese è partita bene, il Selarju stesso, pur partendo con due sconfitte, è una squadra che ha valori, quindi sarà un campionato, speriamo, avvincente. Grazie Pierluigi, complimenti, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a te.